Consiglio Comunale dell'Aquila, ultimo atto. È stato lungo ed istrionico il discorso di commiato di Massimo Cialente, ormai alla fine dell'attività del Consiglio Comunale dell'Aquila. Il sindaco uscente, non più rieleggibile, ha parlato di fronte ad un'assise quasi al completo, arricchita anche dal nuovo gruppo consigliare, articolo 1. Tra gli argomenti toccati da Cialente, anche i risultati ottenuti con le nuove presenze industriali all'Aquila e i sottoservizi, obiettivi in cui, sottolinea il sindaco uscente, in pochi avrebbero scommesso, e non manca così la frecciatina al presidente del Consiglio Comunale, Carlo Benedetti. Noi abbiamo fatto una scelta, all'inizio è stata molto presa in giro, vado veloce, non vi voglio annoiare per alcuni minuti di sottolineare. Quello dei sottoservizi, a me spiace di aver sentito qualcuno che sui sottoservizi li ha scambiati per un fastidio, rinviati, eccetera. Attenzione, sottoservizi sono una cosa che in questo momento sta suscitando interesse internazionale. Se oggi noi abbiamo una rivoluzione, abbiamo ottenuto una cosa che è il futuro veramente non solo dei nostri figli, ma dei loro figli, che è quello che l'Aquila è una delle cinque città, ed è il capo fila di uno dei repoli sulla sperimentazione del 5G. E se nell'ultima riunione del Ministero il sottosegretario Giacomelli ha detto l'Aquila è avanti di 2-3 anni, e l'ha detta una cittadina che si chiama Milano, è perché noi abbiamo lavorato in quello che potevano sembrare delle situazioni che facevano rallentare la città, che provocavano il panico, come il Presidente dei Detti lo diceva. Uno dei motivi per cui si è catturata l'attenzione, il mondo si è catturato e dice ma che stanno facendo questa tavola con la finta che entrerà dentro il Parlamento? L'anello che finalmente abbiamo sbloccato, che collegherà tutte le strutture della nostra città con l'università, il ruolo dei grandi centri di ricerca, il CSSA, sui quali ho sentito tante chiacchiere.